specialmente le bisognose della tua nostra misericordia. O croce che salvi, salvaci. Santa Madre della Chiesa, prega per noi. Maria Regina della Pace, prega per noi. Santissimi Angeli e Arcangeli, pregate per noi. Santi e tutti e sante tutte del cielo, della terra e del purgatorio, pregate per noi. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splendida ad essi la luce perfetta, riposino in pace. Ti saluto, croce santa, e portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuore. Che bella! Secondo mistero. Gesù ascende al cielo. Avrete forza dallo Spirito Santo e scenderà su di voi. Detto questo, fu elevato in alto, sotto i loro occhi. Grazie Gesù, perché salendo al cielo tu sei andato a prepararci un posto meraviglioso in paradiso e ci hai affidato questo mondo per evangelizzarlo. Dammi la grazia di meritarmi questo posto, vivendo una vita impegnata nell'apostolato. Facciamo proprio 10 secondi di adorazione. Guarda l'ultima delle pecorelle smarrite, figuratevi se non guarda lui. Secondo mistero, la parola. Vorrei che la tua parola fosse il mio unico sostegno, la mia unica richiesta, la mia sola gioia, il mio unico impulso, il mio unico conforto, scrive Maria Cristina. Se cerco te, tutto il resto mi sarà dato in più. Giovane, mamma, 3 figli, forse era scritta anche prima, quando era più giovane ancora. Vorrei, Signore, che la parola fosse davvero al centro della nostra vita, la base per la costruzione della nostra famiglia, il fondamento della nostra casa, la guida per la formazione nostra e dei nostri figli, cioè la parola di Dio, la parola di Gesù. Lo stimolo per un'apertura agli altri, il fulcro della nostra preghiera di lode e di ringraziamento, la parola di Gesù, quello che Gesù ci ha detto quando era qui sulla terra. Il fuoco che riscalda il nostro cuore, che brucia ogni pensiero cattivo e ogni situazione poco felice. Ancoriamoci alla parola. La luce che illumina il cammino che insieme abbiamo deciso di percorrere. Il silenzio che ci fa centrare in noi stessi per conoscerci. La parola di Dio, quando noi la leggiamo, la meditiamo da soli, in silenzio, fa questo. Ci fa entrare in noi stessi e fa in modo che ci conosciamo, cioè, ora meglio, che riconosciamo di essere figli di Dio. E questo è il grande miracolo della parola. L'acqua che purifica e rende ogni persona pura, il desiderio di una vita vissuta per te. I santi sono i più grandi furbacchioni del mondo perché hanno vissuto una vita per Gesù. Vorrei, Signore, che la mia persona fosse davvero come Gesù. Che la mia persona fosse davvero come Gesù. Cioè la tua parola vivente. Gesù è la parola vivente di Dio. È il Verbo, la parola che si è fatto carne, che è diventata uomo. Luce, guida, stimolo, fuoco, silenzio, acqua,
per tutti coloro che mi circondano e che da me attendono nient'altro che amore. Amore, amore, amore. Ma non il sesso, amore. Amore di Dio, quello che Dio ci dà, sempre dà. Dite voi, Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.